Buon pomeriggio, benvenuti. Ci ritroviamo per un altro dei nostri incontri con gli autori. Oggi abbiamo il grande piacere di ospitare Pia Campeggiani, che ci parlerà del suo recentissimo volume, Introduzione alla filosofia delle emozioni, edito da Klueb a Bologna. A discutere il libro di Pia Campeggiani abbiamo come ospiti Sara Dell'Antonio e Valentina Petrolini. Introduco brevemente le nostre tre ospiti di oggi per poi dare la parola all'autrice del libro di cui oggi parleremo. Pia Campeggiani è professore associato di filosofia morale all'Università di Bologna, è stata Urias Fellow al Swedish Collegium for Advanced Study a Uppsala, e mio francese è terribile, chercheuse resident all'Institut d'études avancées di Parigi. Si occupa, il suo campo è la filosofia delle emozioni e la psicologia morale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Le ragioni dell'ira, potere e riconoscimento nell'antica Grecia, Carocci 2013, e Il Vangelo secondo Bergman, storia di un capolavoro mancato per il Melangolo 2018, curato con Andrea Panzavolta. E una notizia recente è che la traduzione inglese del saggio di cui parleremo oggi è in corso di pubblicazione con Bloomsbury. Le due discussion di oggi sono la professoressa Sara Dell'Antonio, professore associato di filosofia della scienza al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento. I suoi interessi sono nell'ambito della filosofia, della psicologia e delle scienze cognitive. Ha conseguito il dottorato in filosofia presso l'Università di Brema, dove ha anche tenuto vari corsi. È stata ricercatrice ospite al Dipartimento di Filosofia della Columbia University a New York, del Centro di Scienze Cognitive dell'Università di Brema, e al Centro per gli Studi Critici e Culturali dell'Università di Cardiff. Nel 2017 ha pubblicato con Luigi Pastore Internal Perception, The Role of Bodily Information in Concepts and World Mastery. È autrice di numerosi saggi e articoli pubblicati su volumi e riviste nazionali e internazionali. Abbiamo poi la professoressa Valentina Petrolini, ricercatrice postdoc presso l'Università dei Paesi Baschi, dove è parte di un gruppo interdisciplinare di ricerca sui disturbi dello spettro autistico. È inoltre docente presso la nostra università qui a Parma, dove insegna filosofia e scienze contemporanee. Il suo lavoro, la sua ricerca è focalizzata sulla filosofia della psichiatria e della psicologia e sul confine tra salute mentale e patologia e sulla nozione di vulnerabilità ai disturbi mentali. È interessata al ruolo che affettività, emozioni, umori giocano all'interno di condizioni mentali come psicopatologiche, come schizofrenia, depressione, autismo e disturbo borderline di personalità. Quindi abbiamo tre ospiti molto interessanti. Io adesso finalmente me ne sto zitto, sparisco e do la parola a Pia Campeggiani. Prego. Grazie Vittorio, intanto grazie molto dell'invito che mi ha fatto molto piacere e ringrazio tanto anche Sara e Valentina della disponibilità e della generosità perché insomma, presentare un libro è un lavoro, comporta molto lavoro, ma credo che in questo caso ne sarà valsa la pena, nel senso che nella condivisione precedente l'incontro di oggi, con condivisione di alcune idee rispetto ai temi che avremmo trattato, ho visto che sono emersi tanti punti di interesse condiviso che sicuramente porteremo avanti, approfondiremo, diciamo, anche al di là della giornata di oggi. Quindi sono veramente molto contenta di avere l'opportunità intanto di presentare il libro e di discutere con voi. Per quanto riguarda il libro, io diciamo, mi limiterei a dire due parole sugli obiettivi
che mi ero proposta di raggiungere quando ho deciso di scriverlo e sullo spirito, diciamo, sull'intento che vi era dietro. E poi lascio la parola a voi così e al pubblico, così apriamo la discussione. Dunque, gli obiettivi principali che io volevo conseguire scrivendo questo libro sono tre, erano tre. Il primo, il più importante, era quello di presentare il dibattito degli ultimi 60 anni sul fenomeno delle emozioni e di farlo approfondendone le articolazioni filosofiche, psicologiche e biologiche, quindi cercare, diciamo, di avere uno sguardo più ampio di quello che nel panorama anglosassone, almeno che è quello predominante per quanto riguarda la filosofia delle emozioni, ha uno sguardo più ampio che non si limitasse unicamente ed esclusivamente alla filosofia analitica, come spesso è il caso degli handbook e delle introduzioni alla filosofia delle emozioni ad oggi disponibili in lingua inglese. In italiano il mercato è diverso, ci sono tante persone, anche tra cui alcune qui presenti, credo che ci sia Fausto connesso tra gli ospiti, per esempio, che hanno scritto tanto di emozioni e in questo caso più da un punto di vista invece, diciamo, neuroscientifico, di scienze cognitive. Quindi il mio primo obiettivo era quello di cercare di allargare il campo, ecco, e di presentare il dibattito nella sua complessità e nella maniera però più esaustiva possibile dal punto di vista delle discipline coinvolte. Ne mancano tantissime, non sono per niente riuscita ad essere ecumenica da questo punto di vista, però ecco, almeno la filosofia, la psicologia e qualcosa di biologia ho cercato di tenerle in considerazione il più possibile. Il secondo obiettivo è stato che ho cercato di fare questo, cioè di ricostruire il dibattito valorizzando anche gli aspetti relativi alla storia delle idee. Quindi la discussione, la presentazione dei vari approcci contemporanei in filosofia e in psicologia è nel testo preceduta e introdotta dalla discussione di tre, diciamo, precedenti illustri. Uno è Darwin, uno è William James e uno è John Dewey. Ho cercato di fare, diciamo, intanto di fornire di questi tre autori un'interpretazione che non fosse biased, ma che si attenesse il più possibile a quello che veramente compare nei loro testi. In alcuni casi è molto difficile capire che cosa realmente compare in questi testi, penso soprattutto a William James, che è molto, diciamo, cambia idea varie volte, ecco, per usare un eufemismo e essere gentili, però mi sono accorta che il dibattito contemporaneo spesso si faceva scudo di almeno due di questi autori, cioè più Darwin e James che Dewey. Dewey è stato poco considerato per il momento, ma si faceva scudo di questi autori senza che vi fosse in realtà una conoscenza particolarmente approfondita di quello che questi davvero avevano cercato di dire, ecco, senza che l'interpretazione dei loro testi fosse rispettosa del cosiddetto principio di carità, ecco, non veniva data, cioè venivano costruite spesso delle letture un po' eccessivamente semplici di alcuni aspetti per poi utilizzarle come, no, come step per costruire le proprie critiche. E io invece ho voluto leggerli con grande attenzione, anche se naturalmente la resa, diciamo, il resoconto che ne do è molto breve, perché dovevo inserirlo in un libro che coprisse il più possibile. E mi sono resa conto che molte delle cose che si dicono di loro, di queste tre figure, ma soprattutto, ripeto, di Darwin e di James, non corrispondono realmente a quello che Darwin e James avevano pensato. Nel caso di William James è quello più eclatante, perché tipicamente quando si pensa alla teoria delle emozioni sue si pensa al famoso paragrafo del paper, del saggio, dell'articolo che ha pubblicato What is an Emotion su Mind, e quello in cui compaiono le capitalizations, le lettere maiuscole nella sua definizione: emotion is perception of bodily changes. E quindi, diciamo, se ci si limita a quello, naturalmente poi magari ne discutiamo in sede di dibattito, è molto facile
muovere a William James delle critiche. Ci sono anche tante altre cose, c'è il saggio di 10 anni dopo, The Physical Basis of Emotion, in cui James risponde già a tante delle stesse critiche che gli muovono gli interpreti e le interpreti contemporanee, perché gli erano state avanzate anche dai suoi contemporanei, e ci sono i principi di psicologia e così via. Quindi insomma, ecco, per sintetizzare ho cercato di rendere giustizia del pensiero di questi autori e di valorizzare anche John Dewey, che ripeto, mi pare, con qualche eccezione, perché in realtà in Italia alcune studiose e studiosi di emozioni hanno studiato Dewey e lo hanno valorizzato in relazione anche a certe correnti contemporanee, penso per esempio all'enattivismo, però all'estero Dewey è quasi assente dalla cosiddetta emotion theory research, se ne parla pochissimo nonostante tante posizioni, penso a quelle che valorizzano la questione, l'aspetto motivazionale, a Scarantino eccetera, ecco, fanno riferimenti molto sporadici quando li fanno. E infine il terzo obiettivo era quello di mettere alla prova questi differenti approcci teorici che animano il dibattito contemporaneo su questioni specifiche di rilevanza etica ed estetica, sono quelle che io ho scelto, sono tre che corrispondono ai tre dibattiti presentati appunto in appendice a ciascuna delle tre parti del libro. Uno è un problema di cognizione sociale che riguarda come le varie spiegazioni che sono state date della ragione per cui siamo capaci di comprendere, a volte anche di fraintendere le emozioni degli altri, quindi quello è il cosiddetto appunto dibattito sulla cognizione sociale, teoria della mente e così via. Il secondo dibattito ha un'importanza, una ricaduta etica, di nuovo, quindi riguarda il modo in cui prendiamo delle decisioni, e questo ovviamente ha l'intensità o il grado di intensità con cui gli stati affettivi condizionano il tipo di preferenze che noi esprimiamo, e questo ovviamente capire questo, come questo succede, in che misura e se succede, ha delle ricadute importanti su nozioni cruciali sia in filosofia che in altri ambiti, come penso anche la giurisprudenza, attribuzione della responsabilità, agency e così via. Il terzo dibattito riguarda invece il cosiddetto paradosso della finzione, cioè lo statuto delle emozioni che proviamo quando facciamo esperienza di un'opera d'arte, narrativa, cinema, musica. È un dibattito che ha preso forma in maniera esplicita piuttosto di recente, a partire dagli anni 70 del 1900, ma in realtà il primo che si era accorto che c'era qualcosa di strano è Socrate nello Ione di Platone, che è uno dei primi dialoghi di Platone, quindi è una questione che va a fondare le proprie radici anche addirittura fino alla filosofia greca. Anche prima forse di Platone penso a Gorgia, altre figure che si sono occupate di poetica e che hanno evidenziato questi aspetti ambigui legati alle emozioni che noi proviamo per i personaggi che non fittizi, per chi non esiste. Ok, questi erano gli scopi. Il tipo di approccio che ho cercato di avere è stato ispirato dal tentativo di assumere un punto di vista che fosse allo stesso tempo ricostruttivo e critico rispetto al dibattito, quindi sì, è un'introduzione, ma è un'introduzione, come direbbero gli inglesi, opinionated, non è neutrale. Questo, diciamo, nella stessa struttura che ho voluto imprimere al lavoro. Perché il punto di accesso che propongo al dibattito contemporaneo riguarda il disaccordo che divide le varie teorie e i differenti approcci in filosofia e in psicologia prevalentemente circa che cosa un'emozione sia. Cioè, sono partita da l'ammissione di uno dei grandi teorici delle emozioni contemporanee, lo psicologo James Russell, circa l'esistenza di uno scandalo riguardante gli studi sulle emozioni. Non c'è accordo su che cosa un'emozione sia.
E quindi io uso questo disaccordo per distinguere i vari punti di vista e le varie proposte, e dall'altra parte però critico l'idea stessa che sia necessario o addirittura opportuno trovarlo un accordo di questo genere, nel senso che ritengo sia molto problematico desiderare o ambire a identificare un insieme di proprietà necessarie e sufficienti perché un'emozione sia un'emozione e non qualcos'altro. Ecco, questo tipo di approccio classico alle definizioni e alle categorie, o dentro o fuori, non è, a mio avviso, quello più proficuo per chi, come era il mio caso, intende imbarcarsi in un progetto di tipo descrittivo rispetto a questo fenomeno. Quindi non, diciamo, è chiaramente può essere lo scenario diventa molto diverso qualora una scienziata in laboratorio voglia fare degli esperimenti che devono essere ripetibili o generalizzabili. Lì si può stipulare ex cathedra naturalmente una definizione del tipo di fenomeno che si vuole a quello scopo investigare. Nel mio caso a me interessa capire di che cosa parliamo quando parliamo di emozioni in tutte le loro declinazioni, e quindi ho cercato di criticare l'intento, diciamo lo spirito essenzialista che si nasconde dietro alla ricerca di una definizione che sia quella che identifichi una volta per tutte che cos'è un'emozione. Ultimissima questione riguarda il titolo, perché dopo quello che vi ho detto mi si potrebbe dire, e mi è stato detto in realtà anche, ma perché in un'introduzione alla filosofia delle emozioni in realtà c'è dentro un po' di tutto, c'è sì un po' di filosofia, poi c'è molta psicologia, ci sono le scienze cognitive, è vero, però ecco quello che penso al riguardo è che insomma si tratta di tutte le scienze. Ci pensavo oggi dopo che avevo guardato le slides di Valentina che solleva questo punto, e poi ma spero che avremo occasione di parlarne, ma pensavo che tutte le discipline che compaiono nel mio libro, quindi di cui mi sono interessata e che si occupano del fenomeno delle emozioni, psicologia, scienze naturali di vario tipo, biologia, eccetera, fino a almeno la metà del 1800 erano filosofia, cioè si tratta di discipline che si sono differenziate piuttosto di recente. Cioè, stavo pensando per esempio che, se non ricordo male, il termine scienziato fu inventato da William Whewell nella prima metà del 1800, prima erano filosofi naturali. E quindi insomma, da un punto di vista storico non c'è ragione di abbracciare questa parcellizzazione dei saperi. È un fenomeno recente, insomma io adesso non conosco la storia sociale dello sviluppo di queste discipline, però è un fenomeno, diciamo, ecco, dal punto di vista cronologico relativamente recente, che si è affermato da poco, e dal punto di vista teorico ovviamente anche tanto senso nel mantenere le barriere tra discipline non c'è. Cioè, qui si tratta di studiare un fenomeno, un'esperienza umana, e che quindi va affrontata, a mio avviso, come tutti i problemi, non solo quello delle emozioni, ma qualsiasi, insomma, forma di vita umana e non deve essere studiata con tutti i mezzi che sono disponibili. Io l'ho fatto con alcuni, avrei dovuto usarne tanti altri. Forse, ecco, in questo senso è importante lasciare la parola anche ad altri, come adesso infatti ho intenzione di fare, proprio perché si tratta di un'impresa collettiva. Da soli e da sole si può arrivare solo fino a un certo punto, con il grado di specializzazione che bisogna avere oggi su questi, in qualsiasi disciplina si affronti. Ecco, per cui sono molto contenta di poter discutere con voi e anche con Vittorio, che, diciamo, perché noi tre siamo tutte filosofe di formazione, la filosofia poi appunto è molto vasta, e tu invece, Vittorio, sei, e non so nel pubblico anche se ci sono altri scienziati come te, per cui insomma questo è l'ambiente ideale per fare dei passi avanti. Grazie. Grazie.
Grazie Pia, quindi darei la parola a Sara Dell'Antonio. Grazie, condividerei a mia volta delle slide solo per avere qualcosa da farvi vedere mentre discuto. Allora, in prima battuta ci tenevo a mia volta a ringraziare Pia Campeggiani, il professor Vittorio Gallese, per avermi invitato a presentare questo volume di Pia, Introduzione alla filosofia delle emozioni. Sono onorata e felice di essere qui con Valentina Petrolini per poter chiacchierare con voi a proposito dei temi di questo volume. A questo proposito, io pensavo di intavolare più che altro un dibattito con l'autrice, rievocando alcuni aspetti particolari del libro e proponendone appunto una discussione, però in prima battuta volevo dire due parole a proposito dell'importanza oggi di studiare le emozioni. Vabbè, come già è emerso abbastanza chiaramente dall'introduzione di Pia, da sempre le emozioni sono al centro dell'interesse filosofico e da sempre la filosofia si è occupata di investigarne la natura e la funzione. Forse però le emozioni, passano un po' in secondo piano laddove, nella prima fase della ricerca cognitiva, laddove l'analogia mente-computer porta l'attenzione della ricerca cognitiva su altri aspetti. Ritornano però al centro dell'interesse, con rinnovata forza nella seconda fase della ricerca cognitiva, nella quale è impossibile negare la funzione non solo delle emozioni, ma anche del corpo e dei feelings, cioè delle sensazioni consapevoli rispetto all'acquisizione, di conoscenza. Un aspetto che già ha sottolineato Pia in conclusione alla sua introduzione al suo volume. Nel volume di Pia non c'è una distinzione disciplinare, è un approccio filosofico alla storia recente, con degli importanti spunti al passato delle emozioni, ma si sforza fondamentalmente di sviluppare una teoria, di intrecciare diversi approcci e sviluppare una teoria. Il sapere filosofico, la tradizione filosofica e il metodo filosofico restano, a mio avviso, fondamentali nella ricerca contemporanea e devono avere un ruolo nella ricerca contemporanea, ma non al fine di isolare la filosofia rispetto alle altre discipline, piuttosto al fine di costruire teoria in maniera trasversale, proprio perché la teoria non ha disciplina. La teoria è per sua stessa essenza trasversale, vuole essere sul fenomeno, non della disciplina. Bene, detto questo, a proposito, diciamo, del volume, vorrei così, puntualizzare quali sono gli aspetti sui quali cercherò di attirare la vostra attenzione. Il primo aspetto del quale mi piacerebbe discutere ha a che fare con la relazione tra il comportamento e la qualità edonica delle emozioni. Con qualità edonica delle emozioni si intende la sensazione che queste ci danno, compreso il fatto se sono piacevoli oppure spiacevoli. Seconda battuta, volevo porre un problema e volevo chiedere a Pia se pensa che le emozioni siano concetti astratti, siano maggiormente assimilabili a concetti astratti oppure siano maggiormente assimilabili a concetti concreti. In terza battuta, volevo discutere la questione delle cosiddette emozioni fittizie, cioè quelle emozioni che non sono causate da uno stimolo reale, da una situazione reale, ma piuttosto appunto da una situazione fittizia come un romanzo, un'opera cinematografica, qualcosa del genere. Infine, molto brevemente, volevo chiedere a Pia qual è, a suo avviso, il futuro della ricerca sulle emozioni. Dunque, il primo aspetto, dicevo, ha a che fare con la qualità edonica. Molte Scusa, teorie. vediamo l'ultima diapositiva in visione parziale, non vediamo la prima. Ah, e allora c'è qualcosa che non va. Secondo me devi andare alla prima. Devo andare alla prima. Ci riprovo, posso anche fare a meno, almeno mi sentite, è solo. Ok, adesso va bene. Sì, a volte con Teams fa un po'. È normale. Adesso va bene. Speriamo che vada avanti. Vedreste la prossima, adesso vedreste concetti Vediamo la astratti se la numero giro. 4, qualità edonica. Ah, ok, quindi quando la girerò in realtà rimarrà qualità edonica, ma insomma, pazienza. Il primo punto su cui volevo portare la vostra attenzione è appunto la questione della qualità edonica. Molte teorie delle emozioni presuppongono che il cosiddetto appraisal determini la qualità edonica. Cosa vuol dire in poche parole? Significa che il nostro giudizio a proposito del fatto che un certo stimolo che stiamo percependo
sia positivo o negativo rispetto al nostro benessere, determina la qualità edonica delle emozioni. In termini ancora più semplici, se io percepisco un orso che aggressivamente sta venendo verso di me, il mio giudizio a proposito del significato di quello stimolo dell'orso per il mio benessere è senz'altro negativo, e siccome quell'orso è estremamente pericoloso per me, l'emozione che io ho avrà una qualità edonica, un tono edonico negativo, e questo tono edonico negativo sarà costitutivo della mia motivazione a fuggire dall'orso. Questo quadro, che sembra anche molto lineare per la spiegazione della maggior parte delle nostre emozioni, che tutto sommato vede una sincronia tra il mio giudizio sullo stimolo e il tono edonico dell'emozione corrispondente, in realtà in certi casi ci tradisce. Pensate per esempio agli sport estremi, quando la gente si butta con un elastico da un ponte o si getta con un paracadute da un aeroplano. In realtà anche in questo caso sembra che la paura giochi un ruolo centrale, ma in questo caso sembra che la paura, cioè la percezione che buttarsi da un aereo potrebbe implicare un impatto con il terreno e quindi un esito alquanto negativo per noi, la paura però in questo caso sembra assumere anche una qualità edonica, un tono edonico positivo, cioè sembra essere proprio quell'elemento che ci attrae a praticare gli sport estremi. Quindi come la mettiamo? Alcune emozioni non sono intrinsecamente negative come la paura, ma possono assumere un tono edonico positivo in certe circostanze? In quali circostanze? Il tono edonico ogni tanto viene anche denominato valenza. Possiamo assumere che le emozioni mutino di valenza? Oppure dobbiamo assumere, per esempio nel caso degli sport estremi, che ci siano più emozioni che si intrecciano tra di loro? E che la qualità edonica complessiva in realtà non sia motivata, non sia ispirata alla paura, ma sia qualche altra emozione che si intreccia alla paura. Allora, come funziona l'intreccio di emozioni? Altri esempi sono, per esempio, il masochismo e il dolore autoinflitto. Quando le persone che sono masochiste, che a cui piace autoinfliggersi del dolore, dobbiamo assumere che nel loro caso il dolore ha una qualità edonica positiva, che il dolore diventa piacevole. Infine, alla luce di questi esempi, dobbiamo dare ragione a Prince quando ipotizza che in realtà soltanto il comportamento ci può rivelare la qualità edonica di un'emozione, cioè noi non possiamo sapere a priori se per me la paura ha una qualità piacevole o spiacevole, ma soltanto il mio comportamento, il fatto che io vada a ricercare la paura o che io rifugga la paura, mi spiega qual è per me la qualità edonica della paura. L'aspetto successivo, temo che la slide non si sia girata, ma non importa, comunque credo che si capisca benissimo anche senza un input visivo. La vediamo, concetti astratti. Vediamo correttamente. Grazie, perfetto. Quando uno pensa che non funzioni più, invece inizia a funzionare. Bene. L'altro aspetto su cui volevo portare l'attenzione riguarda i concetti emotivi, riguarda paura, amore, gioia, come in quanto concetti. Nell'introduzione al libro, Pia menziona Lakoff e Johnson e menziona come il fatto che il meccanismo della metafora sia importante per comprendere le emozioni e uscire dal dualismo interno-esterno. Tuttavia, all'interno di questo discorso, anche piuttosto articolato e complesso, non prende posizione circa la natura dei concetti emotivi. Ci sono dei motivi per pensare che i concetti emotivi siano concetti astratti. Uno di questi è che le emozioni implicano delle componenti cognitive. Però ci sono altrettanto ottime ragioni per ritenere che i concetti emotivi siano concetti concreti. In che senso concreti? Beh, sono concreti perché richiamano, si basano su sensazioni, su quelli che vengono denominati feelings, e che sono molto che derivano da cambiamenti corporei. Quindi, se noi consideriamo il concetto di fame un concetto concreto perché si basa sulla percezione interna, allora ci possiamo chiedere se amore sia più simile a fame, quale concetto che si basa appunto su una percezione interna, oppure sia più simile, per esempio, a teorema, che è un concetto interamente astratto. Perché interamente definizionale. Per comprendere teorema non possiamo che riferirci ad altre parole.
Quindi ci interessa capire se le emozioni sono appunto più simili ai concetti concreti o più simili ai concetti astratti. Penultimo punto sul quale volevo portare l'attenzione, le cosiddette emozioni fittizie. Mi piace dire cosiddette emozioni fittizie perché appunto il punto di vista che insomma cerco di portare avanti in questo richiamo a questo argomento è che in realtà sono solo cosiddette fittizie. Sono cosiddette fittizie perché generate da situazioni fittizie, anziché essere generate da situazioni reali dentro le quali noi abitiamo fisicamente, a causarle sono la visione di un film, la lettura di un romanzo, la percezione di un'opera d'arte. Ma se davvero consideriamo le emozioni generate da situazioni fittizie come esse stesse fittizie, dobbiamo per esempio chiederci se le emozioni degli psicotici hanno una natura diversa rispetto, alle nostre e quindi se davvero non dobbiamo prendere sul serio le emozioni degli psicotici. Inoltre c'è un altro aspetto che insomma è particolarmente interessante da rievocare anche proprio perché c'è il professor Gallese con noi. E senz'altro, insomma, può a sua volta contribuire al dibattito. Nella sua discussione delle emozioni fittizie, Pia richiama il dibattito prima sull'imagery e poi sul cosiddetto reenactment percettivo. Queste due procedure ci spiegano fondamentalmente come noi siamo capaci di richiamare alla nostra mente, dalla nostra memoria, degli aspetti che sono percettivi, non concettuali della nostra esperienza. E quindi possiamo in qualche modo rimetterli in scena, mettendo anche noi stessi in scena con loro. A mio avviso, questi aspetti, presi di per se stessi, spiegano senz'altro come noi rievochiamo una serie di situazioni. Che poi utilizziamo come stimolo per le emozioni, però non spiegano la natura delle emozioni stesse rievocate da queste situazioni. Per spiegare quest'ulteriore aspetto è necessario fare appello a un elemento in più, che dipende appunto dai meccanismi di empatia e di simulazione con i personaggi che sono resi possibili dal reenactment. Ecco, detto questo, rimane la domanda: ma le emozioni esperite sulla base della rievocazione di qualcosa sono davvero fittizie? Oppure si tratta semplicemente di emozioni reali che tuttavia hanno una durata e un'intensità diversa perché abbiamo la possibilità di regolarle cognitivamente in prima battuta, a partire dal fatto che sappiamo che sono causate da stimoli fittizi. Quindi ci sembrano diverse solo perché abbiamo una chiave per regolarle che è molto più a portata di mano di quanto non lo sia in situazioni reali. Ultimissimo passo, le conclusioni. Nel libro di Pia non ci sono, e io ne credo di comprenderne la ragione, perché al di là del fatto che, come lei stessa ha detto, si tratta di un libro che dà un resoconto critico della ricerca contemporanea e delle sue origini, e quindi non neutrale, tuttavia c'è anche una certa pretesa di oggettività nel resoconto, cioè c'è la pretesa di mettere negli autori le loro parole, non le parole di qualcun altro, quindi non di estrapolare una posizione, ma di ricostruire criticamente una posizione. Forse una conclusione vera e propria avrebbe costretto l'autrice a prendere posizione, quindi a uscire da questa descrizione puntuale del dibattito per prendere in proprio una posizione. E quindi non voglio costringerla a prendere una posizione adesso, tuttavia mi interessa conoscere almeno qual è la sua opinione circa le strade che si pongono davanti a noi, che sono davanti a noi da percorrere per il futuro, cioè i problemi che senz'altro la ricerca futura dovrà affrontare perché più scottanti, perché lasciati aperti in maniera più scottante della ricerca contemporanea. Con questo io chiudo e vi ringrazio nuovamente per l'invito e per la possibilità di partecipare a questo dibattito. Grazie, grazie Sara, e diamo adesso la parola a Valentina Petrolini. Prego. Grazie. Intanto che condivido lo schermo, ne approfitto anche io per i ringraziamenti sia a Vittorio per l'invito molto, molto gradito, sia a Pia per l'invito a leggere e a commentare il suo volume molto interessante.
e anche a Sara, perché appunto, oltre a essere una commentatrice come oggi, c'è stato anche un pochino di backstage nei giorni scorsi, insomma, quindi abbiamo in qualche modo già iniziato un dialogo che spero di poter proseguire oggi con entrambe e appunto anche con Vittorio e con il pubblico. Mi dite se vedete la mia prima slide? Sì, benissimo. Ok, benissimo. Allora, anche io, come Sara, ho selezionato, ovviamente il volume è molto denso, i dibattiti possibili da affrontare sarebbero tantissimi, prendendo un pochino spunto anche da quelli che sono i miei interessi di ricerca, ma anche parti del libro che mi hanno particolarmente colpito, ho selezionato soltanto alcuni aspetti e quindi alcuni tra l'altro si sovrappongono parzialmente. Convergono su quello che ha detto Sara, appunto, quindi iniziamo, ve li introduco brevemente e poi possiamo iniziare un confronto, un dialogo, ecco, eventualmente anche tornare su alcuni punti e lasciarne da parte altri. Sull'interdisciplinarietà mi ha fatto piacere appunto che Pia l'abbia inserito in realtà come prima motivazione, per la scrittura di questo libro e anche io voglio partire appunto da questa nota metodologica perché sicuramente è uno degli aspetti del lavoro che emergono più chiaramente. Insomma, volevo restituire anche qui al fatto che si nota tantissimo questo sforzo verso l'interdisciplinarietà che non è scontato. Insomma, spesso c'è un'adesione solo formale a questo principio, invece tu hai davvero fatto un lavoro molto approfondito, non solo in ambito filosofico, ma appunto cercando di unire diversi campi di ricerca come la letteratura, le scienze cognitive, le neuroscienze, ma anche la psicologia e la linguistica, quindi in qualche modo prendendo dati e argomenti che provengono da discipline diverse. Un pochino ci hai già detto perché secondo te è importante studiare le emozioni in questo modo e la domanda che un pochino volevo lanciare io come filosofa, tra altre due filosofe, ma so che ci sono anche nel pubblico delle persone che condividono il nostro percorso. E come filosofi ci troviamo spesso nella crisi di dover giustificare la nostra presenza, la nostra utilità all'interno del dibattito. E siccome secondo me invece è importante capire qual è il ruolo della filosofia all'interno, ad esempio, di questo tipo di impresa intellettuale, qual è il suo valore aggiunto? Non per separarla appunto dalle altre discipline, ma per capire che cosa possiamo portare noi di più specifico all'interno di una riflessione sulle emozioni. E Sara ha già un pochino iniziato a rispondere, credo, nel suo intervento, parlando appunto di teoria che è trasversale alle altre discipline, così come Pia ci ha ricordato che dal punto di vista storico tante di queste discipline erano in qualche modo parte della filosofia fino a non tantissimo tempo fa. Passo invece a un secondo tema che anche questo attraversa un pochino come un filo rosso tutto il volume, che è quello appunto a partire dallo scandalo di Russell, che Pia ci ha già riassunto, qua ho riportato la citazione presa appunto dal libro di Pia di Russell, quando appunto ci dice che come studiosi di emozioni non sappiamo quali eventi considerare come esempi di emozioni e quali eventi le teorie delle emozioni devono essere in grado di spiegare, quindi in qualche modo una posizione molto scomoda per chi vuole fare ricerca in questo ambito, e però appunto questi confini tra cosa è emozione e cosa non lo è, a mio parere si intersecano a più livelli, su più piani, quindi qua ho cercato semplicemente di elencarne alcuni che nel libro emergono in parti diverse, in dibattiti differenti. Il primo che emerge appunto fin dall'inizio è quello appunto su cosa sia un'emozione e su cosa renda un'emozione più prototipica rispetto alle altre. Credo che l'esempio che utilizzi nel libro Pia sia appunto la paura o quelle che vengono dette emozioni di base nei confronti magari di altre emozioni come la frustrazione, l'ammirazione, che invece vengono considerate spesso meno prototipiche. Ma cosa le rende tali? Quindi nelle parentesi quadre trovate dei tentativi di risposta che però sono sempre parziali e come sempre in questi casi esistono poi dei controesempi che portano a rivederle. Quindi le emozioni prototipiche sono più intense, sono quelle che percepiamo con più chiarezza, però ovviamente non è sempre così. Un altro problema di confine riguarda quello tra le emozioni e gli altri stati affettivi, quello che appunto abbiamo chiamato jamesianamente e non solo sentimento o feeling, quindi una parte più appunto corporea, quello di cui parlava anche Sara riprendendo l'esempio della fame.
E un altro aspetto invece che è quello dell'umore, del mood, che forse è un pochino più assente nella discussione, ovviamente di Pia che si incentra maggiormente sulle emozioni, e però è ovviamente uno stato emotivo che spesso si dice abbia una durata più ampia rispetto a un'emozione, si dice che abbia che sia privo in qualche modo di una causa scatenante o che non abbia un oggetto. Ecco, poi sul discorso dell'oggetto emotivo torno anche in un'altra slide. Però insomma, feeling, emozioni e umori, come possiamo distinguerli e perché è importante appunto tracciare queste distinzioni. Poi abbiamo il tema, su cui tornerò anche io, del confine tra emozioni autentiche o genuine, come le chiama anche Pia nel libro, ed emozioni fittizie, quindi tutto ciò che riguarda anche quello che sarà chiamato il paradosso della finzione. Quindi anche in questo caso che cosa distingue appunto le nostre emozioni nella vita di tutti i giorni e quelle che proviamo invece quando consumiamo un'opera d'arte in varie modalità. Anche in questo caso sono state proposte varie soluzioni insoddisfacenti, come l'intensità appunto e la natura motivazionale, cioè quanto siamo portati ad agire sulla base delle emozioni che proviamo. E poi l'annosissimo dibattito appunto tra emozione e cognizione, e quindi in una parte del libro Pia porta il caso delle emozioni morali, delle emozioni intellettuali, estetiche, quindi emozioni che hanno in qualche modo una componente cognitiva più forte rispetto alle altre, quindi forse meno corporea, se aderiamo a questa dicotomia che poi tu spesso nel libro giustamente cerchi un pochino di smontare. Anche in questo caso appunto cosa distingue la parte più emotiva da quella più cognitiva, anche qua abbiamo diversi candidati, l'intensità è sempre onnipresente, anche se è un concetto di difficilissima definizione a mio parere anche in ambito psicologico e psichiatrico, e appunto poi il grado di automaticità o di controllo che abbiamo rispetto all'emozione stessa. Vado un po' più veloce appunto come carrellata rispetto agli altri temi che vanno a coprire un pochino le tre parti che Pia ha già menzionato, quindi quella più darwiniana, quella più jamesiana e quella più diojoana, per poi concludere con qualcosa sul paradosso della finzione appunto. E un aspetto che in realtà a cui non avevo mai pensato così tanto, ma che leggendo il libro invece mi ha fatto riflettere molto, quindi ringrazio Pia anche per questo, riguarda proprio la contrapposizione tra universalità e particolarità all'interno delle nostre teorie per spiegare le emozioni. Quindi due teorie di cui Pia parla nel libro sono la teoria delle emozioni di base, appunto quella proposta da Ekman, che poi si rifà in modo abbastanza significativo al lavoro di Darwin. Qua vedete appunto un estratto del libro di Darwin del 1872 sull'espressione delle emozioni negli uomini e negli animali. E poi appunto il costruzionismo proposto poi da Russell e in battuta successiva anche da Barrett, che propone invece una visione delle emozioni come non necessariamente appunto universale, o quantomeno con una base universale, ma poi con una grossa componente di costruzione anche linguistica, sociale e culturale. Quindi questo spostamento, diciamo, dall'universalità alla particolarità nello studio delle emozioni mi ha fatto pensare appunto a un possibile problema che il costruzionismo, comunque le teorie più costruzioniste, devono affrontare, cioè l'idea che appunto le nostre categorie affettive siano appunto in parte significative e costruite. Questo apre la porta alla possibilità che appunto si possa essere più o meno esperti, termine utilizzato dai stessi costruzionisti, più o meno bravi o brave a capire appunto come ci sentiamo, il problema dell'accuratezza, e anche a descrivere linguisticamente come ci sentiamo, quindi quello che viene chiamato all'interno dei circoli costruzionisti come granularity, appunto la granularità. E questo rifiuto in qualche modo però dell'universalismo portato avanti da Darwin e poi da Ekman successivamente con la teoria delle emozioni di base, forse rischia di produrre appunto un apparato concettuale che è in qualche modo meno egalitario, e questa è un po' la domanda nuova che è emersa leggendo il libro. Quindi come possiamo gestire questo rischio? È un rischio reale oppure è qualcosa che va a rispecchiare invece il fenomeno che andiamo a studiare? E questa parte appunto sulla simulazione l'ho unita all'universalismo e particolarismo, in realtà è un problema
forse parzialmente diverso, ma anch'io approfittando della presenza di Vittorio volevo provare a metterlo sul tavolo, e riguarda appunto il dibattito che Pia porta come dibattito 1, se non sbaglio, cioè quello della comprensione delle emozioni altrui, e l'idea che appunto se aderiamo a un'idea di comprensione delle emozioni altrui attraverso un progetto di tipo simulativo, quindi le comprendiamo a partire da noi stessi, le nostre abilità in qualche modo corrono il rischio di essere fortemente vincolate da quello che è il nostro posizionamento, che può essere un posizionamento sia di tipo corporeo ma anche di nuovo linguistico, sociale e culturale. E mi chiedo se sia davvero così, cioè se questi limiti esistano realmente, quindi possiamo comprendere gli altri solo nella misura in cui modelliamo gli altri a partire da noi stessi, oppure forse si può recuperare in qualche modo una certa forma di universalismo o di quantomeno dialogo a partire anche da situazioni di partenza molto diverse. Questa slide invece più darwiniana porta a riflettere su un problema appunto che Darwin secondo me esprime in modo anche molto, molto bello dal punto di vista letterario in questo passaggio, e in cui appunto ci rivela qualcosa di molto autentico rispetto alle emozioni, cioè il fatto che siano in gran parte fuori dal nostro controllo appunto non solo razionale ma proprio anche fisico. Quindi Darwin ci dice che con la volontà è possibile reprimere in modo parziale alcune azioni che l'abitudine associata a stati d'animo specifici. È probabile che in queste situazioni i muscoli più difficilmente soppressi attraverso la volontà continuino comunque ad attivarsi, producendo movimenti che riconosciamo come espressivi. Quindi anche quando cerchiamo in qualche modo di inibire, la nostra inibizione è comunque un'espressione di qualcosa, cioè del fatto che stiamo cercando di controllarci. E qui lancio due possibili fenomeni che sono interessanti a partire da questa idea che ci sia o meno un controllo pieno o parziale sulle nostre emozioni. E uno è un problema che ho già discusso in realtà con Pia, che mi piacerebbe riprendere oggi, che è quello dell'intensificazione versus l'indebolimento degli stati emotivi attraverso appunto lo sfogo o il controllo. E questo, secondo me, è un fenomeno che appunto conosciamo tutti e tutte, quando proviamo a dare sfogo a un'emozione, questo a volte, come James stesso sottolinea, sembra intensificarla, cioè James dice quando scappiamo intensifichiamo la nostra paura, quando diamo sfogo alla rabbia in realtà la intensifichiamo, ma ci sono anche dei casi, in particolare appunto in ambito terapeutico, ma non solo, il caso appunto semplicemente di un pianto nello sfogo con una persona amica, ad esempio, in cui lo sfogo, questo che Freud ad esempio, ma anche Darwin e James chiamano discharge, sembra avere appunto una funzione in qualche modo catartica, cioè indebolisce l'emozione attraverso un processo appunto di scarica, per utilizzare la loro terminologia. E ci sono invece appunto situazioni diverse, qua mi rifaccio un paper che ho letto di recente molto interessante, in cui appunto ci sono situazioni in cui persone che svolgono un addestramento particolare o che lavorano in ambiti particolari sembrano avere un controllo quasi pieno sulla gestione delle proprie emozioni. Nel paper appunto qua di Langweier si parla ad esempio dei giocatori di poker, così come delle persone che hanno un addestramento di tipo militare o medico in alcune circostanze, quindi riescono in qualche modo a padroneggiare, a fare quello che Darwin ci dice essere molto difficile fare. Un altro punto a partire da James invece, che Pia già discute nel testo, appunto, e dà una risposta anche forse più di Uyana a questa domanda, riguarda le emozioni appunto cosiddette patologiche, quelle che secondo James sono emozioni prive di un oggetto, e quindi appunto quando l'esempio classico può essere quello dell'attacco di panico, quando appunto abbiamo paura, abbiamo tutte le manifestazioni fisiche, emotive, psicologiche della paura, ma l'oggetto in qualche modo sembra essere assente. E qua volevo semplicemente riportare appunto due risposte alternative, poi possiamo discutere, di cui è appunto affrontato ampiamente da Pia anche nel testo, e una appunto è la risposta di Freud e l'altra è la risposta di Dewey, che in realtà convergono abbastanza in due scritti che sono poi successivi a James, ma comunque contemporanei tra loro, quindi 1894 per Dewey e 1895 per Freud, in cui appunto ci parlano delle emozioni patologiche in una chiave parzialmente diversa, cioè non come emozioni appunto prive di oggetto, ma come emozioni che creano per se stesse un oggetto, andando appunto a parafrasare
a tradurre l'espressione di Dewey. E secondo Freud, appunto, lo fanno attraverso delle formazioni sostitutive, cioè appunto la fobia di qualcosa che in realtà è la fobia di qualcos'altro, oppure dei sintomi, nel caso di Freud qua sono gli studi sull'isteria, quindi dei sintomi somatici che vanno in realtà a rappresentare un contenuto psicologico. E qua diciamo che la risposta, secondo me, vincente alla domanda di James, però la apro appunto con punti di discussione, è quello spostamento molto importante che Dewey opera a partire appunto da questa dicotomia soggetto-oggetto, spostando il focus invece delle emozioni come in qualche modo uno stabilire un rapporto tra individuo e ambiente. Quindi secondo Dewey appunto le risposte disfunzionali o patologiche non sono tanto appunto definibili dal punto di vista del loro oggetto, ma della relazione che l'individuo instaura con l'ambiente. Quindi ad esempio rispetto al panico dice: ci sono dei movimenti come il respiro, la tensione muscolare, che non contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo sensato all'interno del contesto in cui il soggetto si trova, quindi ad esempio la fuga da un pericolo, ma anzi lo ostacolano, quindi sono inutili o quantomeno controproducenti rispetto però alla situazione specifica in cui il soggetto si trova. E altre appunto, sia per Dewey che per Freud, emozioni di tipo patologico possono essere quelle in cui appunto abbiamo un'assenza di sfogo, quel discharge, quella rilascio di tensione di cui parlavamo prima. Quindi qua in uno dei due saggi sulle emozioni lui parla proprio di autocoscienza morbosa, quindi in una situazione in cui la gente è interamente ripiegato su se stesso, sul proprio stato, e in qualche modo non riesce a vedere un oggetto al di fuori di sé. Questo forse lo salto perché comunque è collegato al punto precedente, volevo magari passare alla conclusione che riguarda il paradosso della finzione, che converge anche un pochino con uno dei punti sollevati da Sara. E un aspetto che mi è piaciuto particolarmente, che mi è interessato particolarmente del capitolo sul paradosso della finzione, è quello che riguarda un altro problema di confine, che è appunto quello tra la realtà, tra il mondo reale e quello fittizio. Un confine che Pia ci dice essere appunto molto più permeabile di come ci appare, di come viene presentato in alcuni dibattiti, ad esempio appunto sul paradosso della finzione. Pia si concentra soprattutto sul legame molto stretto appunto tra percezione e immaginazione, quello che anche Sara ha sottolineato. E qua volevo semplicemente aggiungere un elemento a partire da una riflessione sempre di Walton nel suo libro del 1990, che forse diciamo mette luce su un altro meccanismo che ci porta a vedere il confine tra realtà e finzione come appunto più permeabile, che è quello di importazione ed esportazione di contenuti, ma anche di nostri meccanismi psicologici tra la realtà fittizia e la realtà, diciamo, di tutti i giorni, la realtà reale. E qua vi faccio due esempi forse un pochino pop per concludere, però insomma può essere un buon lancio per la discussione che segue. E il primo appunto come esempio di import, quindi ciò che noi dalla nostra vita appunto reale importiamo nella fiction quando la consumiamo, è l'esempio appunto dei bias, dei pregiudizi. Quindi ci sono degli studi in estetica abbastanza interessanti negli ultimi anni che ci dicono che appunto la nostra capacità di immaginare ma anche di apprezzare esteticamente opere di finzione è a volte vincolata da quelli che sono i nostri pregiudizi nella vita reale. Qua vi ho appunto inserito un esempio preso dall'ultimo film di James Bond, che non so quanti di voi hanno visto, in cui appunto la nuova 007 è interpretata da Lashana Lynch, che è appunto una donna nera. Questo ha suscitato diversi dibattiti all'interno appunto dei fan di James Bond, ma anche di critici cinematografici, che appunto vedevano in questa scelta in qualche modo una violazione di un principio, ecco, che impediva di apprezzare l'opera d'arte nella sua pienezza. Un caso invece di export, quindi quando la finzione che consumiamo invece ci rende salienti degli aspetti, delle possibilità del mondo reale, anche un esempio parzialmente autobiografico se vogliamo, dopo la visione di Psycho, fare la doccia in un motel stile americano è sicuramente molto più difficile e emotivamente comunque abbastanza disturbante. E quindi insomma, per far capire che anche dal punto di vista emotivo non è così chiaro come appunto le emozioni che proviamo quando consumiamo un'opera di fiction siano compartimentalizzate e in qualche modo così distanti da quella che è la,
la nostra percezione delle emozioni nella vita invece reale. Ok, fermo la condivisione, così possiamo poi tornare su questi aspetti, ma mi interessa poi sapere soprattutto cosa ne pensa Pia e Sara e anche Vittorio, il pubblico naturalmente. Grazie. Bene, bene, grazie mille. Direi che abbiamo tantissimi elementi da discutere. Io lascerei la parola a Pia per una replica, un approfondimento delle questioni, tutte molto interessanti, devo dire, proposte da Sara Dell'Antonio e da Valentina Petrolini. Quindi passerei la palla a Pia Campeggiani. Grazie Vittorio, grazie ragazze, vi posso chiamare così, no? Perché sono tutti spunti super stimolanti. E, ovviamente sono tantissimi e questo, diciamo, ci potrebbe motivare a continuare questa discussione davvero a lungo, diciamo, al di là dell'incontro di oggi. E, però per ora io ne avrei selezionati due che entrambe avete sollevato e che mi sono particolarmente cari, diciamo, uno per ragioni insomma così proprio di interesse fino a se stesso e si tratta del paradosso della finzione, e l'altro invece perché è un tema su cui vorrei lavorare di più, sto cercando di, insomma, sto appena cominciando a lavorare, che è quello che è uno dei primi che ha menzionato Sara, cioè la questione di valence, del tono edonico, della componente edonica delle emozioni e del fatto che ci sono dei problemi se noi utilizziamo la nozione standard di valence, diciamo sia quella ordinaria, folk, di senso comune, quindi tanto più è maggiore il piacere, tanto minore è il dolore, sia quella predominante anche nei modelli psicologici, penso a quello di James Russell prevalentemente, si tratta di uno strumento concettuale molto vincolante che ci rende sostanzialmente impossibile dare conto di fenomeni che tuttavia noi conosciamo bene, che sono quelli delle cosiddette emozioni miste. Ora, le emozioni miste, anche qui, tra l'altro proprio con Valentina e un altro collega che non credo sia presente oggi, ma che molti di voi e molti di voi conoscono, che è Marco Viola, stiamo lavorando davvero anche su questo, cioè sulla categorizzazione dei tipi di emozioni miste, cioè in cui il piacere coesiste o sembra coesistere con il dolore o con il dispiacere. E ci sono vari modi in cui questo può accadere, adesso così a caldo me ne vengono in mente tre, cioè è possibile intanto provare più emozioni contemporaneamente, o meglio, trovarsi, io non penso che le emozioni esistano come enti, evidentemente, diciamo, quindi è possibile trovarsi in situazioni tali per cui il modo migliore per raccontare la nostra esperienza a noi stessi e agli altri è quello di ricorrere a più di un emotion term. E possono coesistere, quindi in questo caso, esperienze di emozioni che hanno una valenza positiva, quindi che feel good, e emozioni che invece hanno una valenza negative, che quindi feel bad. Per esempio, io e Valentina, che siamo oltre che colleghe molto amiche, competiamo per un posto di lavoro. Valentina vince il posto di lavoro e quindi io no. È pensabile che la mia esperienza emozionale in uno scenario del genere sia quella di essere delusa e quindi diciamo sofferente dal punto di vista del tono edonico riguardo al fatto di non avere conseguito l'obiettivo che volevo raggiungere, e dall'altro però essere contenta per la mia amica che invece ci è riuscita, e quindi avere una componente di piacere nella mia esperienza. E queste due componenti distinte io posso ricondurle dal punto di vista del linguaggio ordinario a due emozioni differenti, però sono presenti entrambe. Potrebbe succedere in questo caso cosa che, diciamo, il piacere e il dolore si alternano a seconda, per esempio, di qual è l'aspetto su cui verte la mia attenzione. Faccio mente locale sul fatto che neanche questa volta ho avuto il posto, mi tocca continuare a preparare le applications,
non sento un grande piacere, penso invece al successo di Valentina e provo piacere. Quindi a seconda del focus dell'attenzione è un'ipotesi, io non lo so. Questo è uno scenario di ambiguità, diciamo, di valenza mista. Un altro scenario è quello invece delle emozioni che sono intrinsecamente bittersweet. Per esempio, una emozione che a me interessa molto è quella della commozione, in questo senso, diciamo, ci sono pochi modelli convincenti sul mercato attualmente che descrivono e che descrivono il fenomeno della commozione. Una delle ragioni per cui la ricerca sta avendo qualche difficoltà con questa emozione è che in inglese being moved non corrisponde a quello che in italiano noi intendiamo con commozione, che in tante altre lingue diverse dall'inglese viene, come lo spagnolo, ma anche il giapponese. Esistono degli emotion terms specifici in tante lingue che non sono l'inglese. L'inglese è la lingua dominante nella ricerca sulle emozioni e questo secondo me ha costituito un problema, perché quando si parla di being moved in inglese spesso, diciamo, intanto alcune persone credono o capiscono, interpretano il termine solo nel senso dell'emozionarsi italiano, che è una traduzione possibile. Quando capiscono magari dal contesto che si sta parlando di qualcosa simile a quello che noi intendiamo quando parliamo di commozione, scatta e entra in tutto il lascito sentimentalista della tradizione britannica prevalentemente, che crea un problema teorico. Comunque, al di là di questo, in italiano ci capiamo, quando parliamo di commozione di solito proviamo sia piacere che dolore, ma intrinsecamente, cioè, si presuppongono l'un l'altro. La mia definizione preferita, definizione tra virgolette, perché ovviamente io non aderisco alla teoria dei prototipi e quindi a un'idea delle categorie come porose, però l'esempio, diciamo, più telling, più l'esempio prototipico della commozione è quello in cui percepiamo un valore che per noi è importante e questo valore si staglia in un contesto in cui viene messo a repentaglio. Per esempio, quando, non so, ascoltiamo un discorso di Martin Luther King, possiamo essere commossi dall'emergere di un valore per noi importante, più valori per noi importanti come quelli che lui promuove, e allo stesso tempo che vediamo messi a repentaglio sia, diciamo, nel contesto a cui lui apparteneva, ma tutt'oggi, diciamo, ancora a rischio, e così via. Quando per esempio ci commuoviamo di fronte alla, quando è nata mia nipote, la mia prima reazione quando l'ho vista la prima volta, che aveva 2 giorni, è stata questa: da un lato una gioia immensa e quindi il valore della vita, il valore dell'amore per la famiglia, che si manifesta, in questo caso non era solo una bambina, ma era addirittura mia nipote, e dall'altro però la percezione di tutto questo nel quadro della fragilità estrema a cui questa creatura era esposta in maniera evidente, che quindi rendeva effimero il valore per me tanto importante. Questo è un altro scenario diverso dal primo, secondo me, di ambivalenza per quanto riguarda Valence. Un altro ancora, un altro scenario ancora possibile in cui facciamo esperienza di mixed affect è quello di quando proviamo, che forse è quello più interessante per Sara, penso agli esempi che avevi proposto, è quello di quando facciamo esperienza di un'emozione e poi proviamo anche una meta emozione al riguardo. Può essere questo una chiave di lettura, può essere, non so se lo sia, però di certe esperienze estetiche. Per esempio, il paradosso della tragedia è così formulato: come mai nella vita vera io tendenzialmente abito di sentirmi triste quando posso? La tristezza è un'emozione che non mi dà nessuna forma di piacere, anzi mi fa soffrire, e quindi ogni volta che mi capita evito di trovarmi in situazioni, o desidero non trovarmi in situazioni in cui questa è la mia reazione emotiva. E come mai allora vado però a teatro a vedermi, o al cinema a vedermi dei film strappalacrime o spettacoli teatrali, anche i grandi classici, le grandi tragedie, che mi fanno piangere?
ma in quel caso piangere mi piace. Come mai? Ecco, ci sono tante spiegazioni, tanti tentativi di spiegazione. Uno di questi tentativi è quello, perché in realtà stai provando due emozioni. Una di tristezza rispetto, non so, alla morte di Mercuzio, e l'altra invece è una meta emozione riguardo alla tua emozione di tristezza. Questo mix, questa interazione di stati che diciamo si esprimono a livelli di consapevolezza differenti e che potrebbero essere in conflitto per quanto riguarda Valens, possono dare adito a situazioni in cui, per esempio, tu provi piacere del dolore, anche fisico. Questo è un modo di spiegare questi stati misti. Quello che resta però al riguardo, e con questo tocco il punto, l'ultimo punto di Sara, cioè quali sono le prospettive, resta una nozione non adeguata di Valens, secondo noi, non solo secondo me, insomma è un discorso che sto affrontando appunto anche con Valentina e Marco Viola, e stiamo cercando di capire se ci sono dei modi più, diciamo, meno semplicistici di gestire questo concetto, o di costruirne uno che funzioni come strumento valido per dare conto anche di queste esperienze che esistono, ecco, esistono nella nostra vita ordinaria, esistono nella letteratura, siamo tutti abbastanza e tutte abbastanza familiari con queste esperienze. E la questione delle emozioni estatiche ovviamente è un case study interessantissimo al riguardo. Fin dall'antica Grecia, diciamo, la questione era stata sollevata in questi termini. Una delle ragioni per cui Platone era terrorizzato dall'idea che le persone andassero a vedere le tragedie era che, secondo lui, dare sfogo a questo desiderio di pianto era una delle, insomma, dei modi più bassi di manifestare di comportarsi e di manifestare la propria umanità. E quindi ecco, era ben chiaro fin da allora che poteva esistere un desiderio di tristezza, un desiderio di dolore, e quindi in ambito estetico. C'è poi la questione ovviamente per quanto riguarda la valenza anche del suo rapporto con l'attivazione fisiologica, se si tratta di cose diverse, se la valenza, ecco, per esempio un'altra domanda interessante sarebbe se la valenza è intrinseca o costruita, cioè se le esperienze che noi abbiamo diciamo di per sé hanno un feel che è o good or bad or mixed, oppure se è il modo in cui noi interpretiamo quello che ci sta succedendo alla luce del contesto in cui ci troviamo e del tipo di interazione che stiamo avendo con l'ambiente che determina se una cosa ci piace o no. Anche questo potrebbe essere un modo di spiegare alcuni dei casi problematici che Sara aveva sollevato. Volevo aggiungere qualche cosa. Io adesso, perché avete toccato talmente tanti punti che io ho preso degli appunti che a stento riesco a interpretare, perché a scrivere a mano non sono più capace, quindi eventualmente intervenite e se sto, insomma, ricordatemi se ho saltato qualche cosa. C'era la questione dei concetti astratti e concetti concreti che Sara aveva sollevato e vorrei rispondere a questa di nuovo diciamo tirando in ballo anche la questione della distinzione tra emozioni reali ed emozioni fittizie. Io critico nel libro questa distinzione perché critico la necessità appunto di definire in maniera univoca un'emozione in senso entitativo. Diciamo è una questione che un po' affronto nell'introduzione quando cerco di spiegare come il linguaggio metaforico, che come Lakoff e Johnson spiegano molto bene, in Metaphors Believe By, è inevitabile, cioè a parte, diciamo, struttura i nostri
processi cognitivi, ecco, noi dobbiamo essere consapevoli che i nostri processi cognitivi funzionano così. Quindi quando parliamo delle cose, proprio per poterne parlare, per rendere la comunicazione possibile, tendiamo a riferire i concetti astratti a domini o rispetto ai quali abbiamo una maggiore familiarità, tipicamente quello del mondo fisico, no? E questo succede anche quando rendiamo entità delle esperienze, come nel caso delle emozioni, le rendiamo entità nel senso che appunto le trattiamo come se fossero un item che ha delle caratteristiche essenziali, appunto, che ci rendono possibile trovare una definizione univoca e che magari queste sono cose che sono successe nella ricerca, e che quindi, essendo un item, deve avere una localizzazione nel tempo e nello spazio, quindi deve essere possibile misurarlo, deve essere possibile trovare in maniera. Cioè deve essere possibile trovare, per esempio, correlati fisici dell'esperienza, e averlo fatto è sufficiente, cioè fare questo è sufficiente per spiegare la natura dell'item in questione, e così via. Tutto questo chiaramente è molto problematico. Quindi io la questione emozioni fittizie, emozioni genuine, è semplicemente, secondo me, un falso problema. Cioè, quando io vado a teatro a vedere non so, ecco, proprio pure per rimanere tra i film citati, quando vedo 007 di l'ultimo, ecco, adesso non posso dire che ero tristissima quando lui alla fine muore, spero di non aver dato uno spoiler a nessuno, però mi è dispiaciuto e quella era un'emozione. E non c'è motivo, cioè l'unica ragione per cui le emozioni fittizie potrebbero non essere considerate vere emozioni, è che noi decidiamo ex cathedra, prima di cominciare, che la vera emozione è solo quella che ha X e Y come caratteristiche, in questo caso che presuppone necessariamente la credenza che l'oggetto a cui essere rivolti esista. Quindi, siccome io so che 007 in realtà non esiste, è un personaggio di finzione, e manco muore veramente, perché non è che bombardano davvero l'isoletta dove si trova l'attore, il fatto che io violi questo, che l'emozione di dispiacere che provo in quel contesto violi questo requisito del doxastico, e rende quell'emozione non una quasi emozione, come direbbe Walton. Cioè, che senso ha fare questo? Non lo so, perché appunto se il nostro scopo è quello di descrivere quello che succede, allora direi che la complessità deve essere salvaguardata, non ridotta. E questo mi porta alla questione concetti concreti, concetti astratti che sollevava Sara, e che mi ha fatto venire in mente, cioè l'ultima domanda o osservazione che era nella tua slide era: ma la paura è più simile a fame o a teorema? Mi ha fatto venire in mente una cosa bellissima che dice Aristotele nel De Anima. Ecco, un'altra dimostrazione del fatto che la psicologia era filosofia in origine, no? È un trattato di psicologia, il De Anima di Aristotele, per chi di voi non fosse familiare con la filosofia antica. E è un testo in cui Aristotele descrive le emozioni come, in greco, logoi e nivloi, come formule materiate, diciamo la traduzione in italiano è piuttosto brutta, e dice: guardate, qui abbiamo un problema, perché, come del resto è anche vero al giorno d'oggi probabilmente, anche all'epoca, lui dice, ci sono due tipi di filosofo, cioè il filosofo dialettico, che dà un certo tipo di definizione delle emozioni, per esempio quella dell'ira, e poi c'è il filosofo naturale, che ne dà un altro tipo. Allora, il filosofo dialettico, Aristotele fa l'esempio della collera, dice che la collera consiste nel, cioè, quindi la sua caratteristica definitoria è desiderio di vendicare, la percezione di essere stati, scusate, ingiustamente offese, e il desiderio di vendicarsi. Poi invece c'è il filosofo naturale, dice Aristotele, che descrive la collera in un altro modo, no, dice: la collera è il sangue che ribolle intorno al cuore, quella è la caratteristica essenziale necessaria perché si possa parlare di collera.
Ecco, e quindi diciamo da un lato hai una versione logica nel senso del logos, quindi di concetto più astratto, dall'altra invece hai un richiamo all'aspetto, all'esperienza fisica e fisiologica. E quello che però lui propone di fare, che, e secondo me è davvero quello che dovremmo cercare di fare anche noi, lui dice guardate che nessuno dei due ha ragione, nessuno dei due ha torto, cioè la collera è, adesso in italiano è difficile dirlo, però in inglese lui potremmo dirlo così, la collera è un boiling of the blood around the heart like desire for revenge, cioè un desiderio di vendetta non purché sia, ma che si che intrinsecamente si esprime con quel tipo di alterazione fisiologica che viene accompagnata da quel tipo di sensazioni esperite soggettivamente in maniera cosciente e così via. Le due definizioni devono essere messe insieme, ma non solo nel senso aggiunte l'una all'altra, ma integrate costitutivamente. E quindi questo credo che sarebbe la risposta aristotelica che io darei alla sollecitazione di Sara riguardo ai concetti astratti e ai concetti concreti. Ecco, non so, questi sono alla fine degli appunti che io mi ero presa, quindi vorrei intanto avere un feedback da parte vostra se ho capito o non ho capito. Per quanto mi riguarda, hai colto tutti i miei spunti e quindi non posso che ringraziarti anche per gli input e anche per insomma, la capacità di rimettere questi spunti all'interno anche di una storia della filosofia. Quindi non solo rispondere con le teorie contemporanee, ma dargli anche uno spessore, una dimensione storica. Io insomma, sono perfettamente soddisfatta degli stimoli. Grazie, Sara. Anche io Pia ti ringrazio, poi insomma come già hai detto, come già sai, hai toccato alcuni temi che sono molto interessanti anche per me, come quello appunto delle emozioni miste o della valenza e di quanto appunto le risposte disponibili diciamo dalle teorie che conosciamo, quantomeno quelle contemporanee, perché poi grazie a te sto anche imparando. Anche io ho questa prospettiva più storica in cui in realtà forse nella filosofia antica alcuni problemi erano già stati più digeriti e ci sono risposte forse più raffinate rispetto ad alcuni problemi e quindi insomma sicuramente l'inizio, ma la continuazione di un dialogo ecco, su cosa sia la valenza, su cosa sia l'attivazione, se le due possono essere separate, insomma, o meno, quanto influiscono l'una rispetto all'altra come dimensioni base, se vogliamo assumere un quadro alla Russell, appunto, della vita emotiva, e come possiamo trovare un quadro teorico che renda conto, di quella che è l'esperienza, emotiva, appunto, questo. Forse l'ultima cosa che vorrei sottolineare, che non era emersa tanto nelle mie slide, ma che leggendo il libro emerge tanto, è proprio questa appunto volontà di cogliere la complessità del fenomeno emozione e di farlo appunto da un punto di vista più descrittivo che prescrittivo. Quindi tu lo fai molto bene, anche non so, non mi ricordo se citi Wittgenstein, però insomma dobbiamo citare anche Wittgenstein in questo tipo di lavoro, perché appunto è un altro autore che dà tantissimi spunti su questi due modi di fare filosofia, che poi lui stesso incarna in momenti diversi della sua vita. Quindi è un esempio particolarmente interessante per me, perché appunto tenta questo approccio top-down, nel suo caso rispetto al linguaggio, vede che non funziona e dice no, basta. Iniziamo a guardare e vedere che cos'è il linguaggio, ad osservare e quindi con le emozioni è un po' la stessa cosa, cioè dobbiamo prima osservare che cos'è ed è un fenomeno estremamente complesso e quindi già questa fase descrittiva di mettere ordine nella descrizione, tornando alla domanda qual è il ruolo della filosofia, questo è uno secondo me, insomma, Sì, quindi giusto, è vero, assolutamente. cercare di fare ordine nella complessità dell'esperienza, poi appunto cercare una teoria che renda conto di questa complessità. Quindi grazie. Grazie, Vale. Grazie a te.
veramente arricchente questo dibattito e io approfitto del mio ruolo di moderatore per dare il tempo a chi ci ascolta di scaldare i motori con eventuali domande e quindi vorrei fare così brevemente un paio di osservazioni su un paio di punti. Allora, innanzitutto partendo dalla fine, anch'io mi associo a quanto dicevate voi, ho molto apprezzato il modo con cui Pia Campegiani nel capitolo dedicato alle cosiddette emozioni fittizie, diciamo pur presentando in modo oggettivo, come diceva Sara, un panorama ampio e complesso, questa oggettività però non le impedisce, almeno questa è stata la mia lettura, di prendere una posizione molto netta a favore del fatto, della genuinità delle emozioni in qualche modo evocate. Poi c'è sempre questo problema di definire il mondo di finzione, che in quanto di finzione dal mio punto di vista non è meno reale del mondo della quotidianità, anzi io per molti versi, perlomeno nei casi più fortunati, nel mondo di finzione narrativa ci vedo una realtà aumentata, cioè attraverso tutte le tecniche di scrittura, di montaggio, di in qualche modo framing di aspetti particolari della realtà, quando questo funziona noi ne sappiamo di più sulla realtà e su noi stessi, quindi realtà aumentata proprio in quel senso. Secondo me una prospettiva che nel corso degli anni ho trovato non solo interessante, ma da un certo punto di vista anche più congruente di altre con quello che mi sembrava, perché poi l'interpretazione è inevitabile, l'oggettività assoluta non esiste nemmeno nella scienza, più congruente con quello che i dati empirici suggerivano, è una prospettiva che spiega anche questa commistione. Pia parlava in maniera molto appropriata di che cosa vuol dire commuoversi, e cioè una prospettiva che, se volete, da Lucrezio arriva fino a Blumenberg, a Shipwreck with the Spectator, e cioè il concetto poi anche dell'antropologia filosofica dell'Entlastung, cioè dello scarico, questo vivere per procura, questo commuoversi, essere tristi ma cercare questi momenti di commozione, questo in qualche modo attraverso questi avatar, questi personaggi che ci permettono di esplorare fino in fondo delle dimensioni della nostra vita che da soli non avremmo probabilmente il coraggio di esplorare, la possibilità di aprire porte che non vorremmo aprire, fino ad arrivare alla mitica scena della doccia di Psycho. Ecco, quello secondo me è una prospettiva in cui una certa tradizione di pensiero ci aiuta di più a orientarci che non questi aspetti così logocentrici di una certa filosofia analitica. Il logocentrismo è inevitabile, perché siamo creature linguistiche, ma diciamo è temperabile, auspicabilmente temperabile, anche perché uno delle croci edilizia del linguaggio del logocentrismo è questa tensione costante tra categoriale e dimensionale. Allora, se uno guarda a queste problematiche dal punto di vista di chi, come me o come Fausto, le vive dal punto di vista del dato empirico, della ricerca neuroscientifica o neurocognitiva, noi lo tocchiamo con mano ogni giorno, come quanto sia dimensionale, siano dimensionali i fenomeni che studiamo, a cui poi alla fine anche noi, quando dobbiamo tradurli in parole,
dobbiamo mettere dei paletti, dobbiamo creare delle categorizzazioni. Ecco, questo è utilissimo fino a quando il categoriale non amputa una parte della realtà o ci porta fuori strada. Il secondo punto che volevo sollevare invece riguarda il primo capitolo, dove diciamo la congruenza forse nel mio caso è minore rispetto a quello del terzo, e cioè il punto della simulazione. Perché poi io l'ho sottolineato 4 volte con 3 punti esclamativi. Il libro, nel terzo capitolo, proprio quello che riguarda le cosiddette emozioni per chi non esiste, beh, si conclude evocando il tema della simulazione. Ed è proprio in virtù della dimensione sensoriale della simulazione immaginativa delle esperienze percettive che proviamo emozioni, finzione, e le accettiamo come parte integrante della nostra vita affettiva. Ecco, io credo che sul tema del... Adesso questa non è la sede per aprire un dibattito su simulazione, teoria della simulazione, embodied simulation, però due concettini, due li volevo proporre alla discussione generale. Il primo è che quando si dice che il rischio nell'abbracciare questa prospettiva è quello di eccedere in una visione proiettiva, in cui, che è un po', se ci pensate, quello che ha causato tra i fenomenologi la damnatio memoriae del povero Lips. Lips, che secondo me invece anche e non solo quando parla di Einfühlung, ma anche quando parla di estetica, è un autore che io ho trovato fatto a pezzi dai fenomenologi storici fino ad arrivare a Zahavi, Gallagher, con una rara eccezione, un libro sull'empatia di Kerstin Stuber, che è un filosofo che lavora alla Notre Dame, che in qualche modo mi sembra dia al povero Lips quello che è di Lips. Ma che cosa vuol dire proiettare? Cioè, perché noi non vediamo sempre il mondo da un angolo prospettico che è idiosincratico? Il problema è capire cosa c'è in questo angolo prospettico. E lì, secondo me, c'è un parziale equivoco. Cioè, dire che io vivo le emozioni dell'altro attraverso il filtro del mio io non significa per niente, da un lato, negare il fatto che quelle che io cerco di comprendere o comprendo o credo di comprendere sono le emozioni dell'altro. Questo ha un riscontro oggettivo anche nei dati empirici, cioè tutti i meccanismi di rispecchiamento che noi studiamo ci dicono univocamente una cosa, che il neurone, l'area o il circuito che si attiva in una prospettiva in prima persona, sono io che agisco, sono io che provo disgusto, sono io che provo paura o gioia, ha delle caratteristiche che sono diverse da quando quello stesso neurone, quella stessa area, quello stesso circuito, il circuito addirittura può cambiare quando a essere in gioco è l'azione dell'altro, l'emozione dell'altro. Quindi mirroring, matching, riuso non significa assolutamente dire che abbiamo due realtà identiche. E il secondo punto che volevo così proporre alla vostra attenzione è che parlare di un angolo prospettico del soggetto, il soggetto che comprende più o meno l'emozione dell'altro, non significa necessariamente adottare una prospettiva solipsistica cartesiana. Perché chi è quel soggetto? Chi è quel sé? Dal mio punto di vista, e credo di averlo detto e scritto in tutte le salse, è il risultato di una costante relazione con l'altro. Non c'è il sé se manca l'alterità, tant'è vero che io ho smesso di parlare di identità, se altro,
e parlo sempre di somiglianza, al di là delle derive terribili che la nozione di identità, no? Cioè qui proprio il libro di dove l'ho messo, di Remotti, che dice identità è una parola che puzza, stinks, per i motivi che sappiamo. Ma questo sé è un sé che è quello che è in relazione alla qualità e alla quantità delle relazioni che ha avuto con gli altri. Quindi non significa dire se io mi proietto, io sono un ego cartesiano incapsulato e come tale, io sono il risultato, io sono quello che imparo a diventare, a essere proprio attraverso il tema della relazione. Quindi le emozioni patologiche, da questo punto di vista, dal mio punto di vista, sono paradigmatiche. Noi da anni studiamo l'influenza dell'abuso, del neglect, della violenza sulla regolazione emotiva e il riconoscimento delle emozioni in Sierra Leone. E quello che noi vediamo è che il modo con cui un bambino abusato, violentato, si pone di fronte a un certo tipo di emozione come la tristezza, che lui legge sistematicamente come rabbia, non possiamo negare che la sua comprensione erronea di quell'emozione è il frutto della sua situatezza, della sua posizionalità, ma è una posizionalità che non è tale perché domini Dio ha voluto che così fosse, ma è il risultato di una storia individuale, dinamica, di relazioni, ahimè, tutte di segno negativo, che ha avuto nell'incontro con gli altri, con l'altro, nel corso della sua disgraziatissima vita. Ecco, chiudo qua. Sì, grazie Vittorio. Su quest'ultimo punto per me è molto interessante, perché sto lavorando su questo per quanto riguarda Aristotele, che aveva una posizione assolutamente in linea con quello che tu hai detto per quanto riguarda la necessità di educare le proprie reazioni emotive, intendendo le emozioni come diciamo percezione ed espressione di valori allo stesso tempo per costruire il carattere. E quindi sì, evidentemente il tipo di interazioni sociali, il tipo di educazione, il tipo di eventi anche e le risorse disponibili. Questo tra l'altro in termini di risorse ci riporta a un tema che aveva sollevato Valentina riguardo alla granularità, che è molto complesso e ci sono effettivamente, secondo me, se a Barrett quella a cui pensi, dei rischi di classismo nella sua posizione, perché diciamo la nostra capacità di interpretare quello che ci sta succedendo chiaramente è influenzata anche dalla nostra sofisticazione concettuale, da quello che sappiamo e da quello che non sappiamo, però ecco, di qui a dire che le esperienze di coloro che hanno meno risorse in termini per esempio linguistici o concettuali sono più povere, starei molto attenta, sono diverse, ma non sono, ecco, questo scusate adesso la deviazione, ma perché mi è venuto in mente il punto che Valentina aveva sottolineato. Comunque quello che mi sembra veramente interessante della conversazione che stiamo avendo questa sera è che a partire da temi che sono abbastanza specifici o problemi appunto localizzati e circoscritti, emergono poi delle questioni che sono trasversali rispetto a tutti gli altri problemi che abbiamo sollevato. Quindi si tratta, mi sembra, di uno scambio veramente interessante che dovremmo promuovere il più possibile. Se posso aggiungere una cosa, perché è stata una delle sollecitazioni sollevate più volte oggi pomeriggio, la domanda retorica: che spazio ha la filosofia per parlare di emozioni? Secondo me c'è un disperato bisogno di filosofia, se oggi la vogliamo chiamare così. Io sono pienamente d'accordo con Pia che come questa diciamo parossistica distinzione, frammentazione delle competenze e delle discipline di cui i settori scientifico-disciplinari italiani sono l'apoteosi negativa, non ci deve fare dimenticare come
le questioni di cui continuiamo a discutere da almeno 2000 anni, per quanto ne sappiamo per il record storico, sono sempre quelle. E quindi uno dei rischi che io vedo sempre più presente, parlando di casa mia, cioè delle discipline neuroscientifiche, è proprio un deficit totale di pensiero e un accumulo parossistico, bulimico, di dati senza teoria. Cioè, noi oggi abbiamo a che fare con un mondo scientifico in cui, per molti dei nostri colleghi, ahimè, soprattutto quelli che parlano la lingua inglese, soprattutto quelli inferiori a una certa età, citare un lavoro che ha più di 15 anni è considerato una cosa inutile, accessoria. Ecco, a proposito di lavori che hanno più di 15 anni, io un lavoro che continuo a trovare, a cui ritorno costantemente, non a caso pubblicato sulla stessa rivista su cui pubblicava i due lavori gemelli Dewey, che è Psychological Review, e Consciousness and the Varieties of Emotion Experience e Theoretical Framework di John Lambing e di Tony Marcel. Questo è un lavoro densissimo, ma che la dice lunga di come un neuropsicologo possa affrontare delle tematiche teoriche mettendo in capo le proprie competenze, ma non rinunciando a pensare. Oggi si va dalla frenologia, che la paura è nell'amigdala, l'altra emozione di qua e di là, fino ad arrivare a, lasciatemi essere un po' polemico, a dei tentativi più che di comprendere, di vendere un bel pacchettino infiocchettato come l'ultima barra. Ecco, io apprezzo forse di più Russell perché ha posto dei grossi problemi a questa sistematizzazione e la vendita urbi e torbi del sistema di Ekman, che ci ha fatto un pacco di soldi. Non l'abbiamo mai usato, siamo sempre ricorsi a repertori validati ma ceduti gratuitamente, senza contribuire anche noi ad aumentare ulteriormente le fortune terrene del professor Ekman. Però ecco, a me un po' disturba questo voler arrivare immediatamente e dire vabbè, adesso arrivo io, ho capito tutto, è tutto costruito, è tutto qui, è tutto là. Insomma, scusate. Vediamo se i nostri distinti ascoltatori e ascoltatrici hanno qualcosa da dire. Io vorrei stimolare, non oso chiamarli in causa direttamente, ma insomma, ci sono persone che hanno lavorato sull'emozione, lavorano sull'emozione dal punto di vista del corpo, ci sono persone che uniscono competenze filosofiche e neuroscientifiche. Quindi vorrei sollecitarle. Ci sono, ci Paolo, sono. Qualcosa devi dire. Senza fare no, no, ci sono. Io l'unica cosa, come sanno Valentina e Pia, non accenderò la telecamera perché mi trovo nella palestra di casa mia, dove ho sentito tutta la discussione mentre ero, quindi vi risparmio la scena. Vabbè, non darci altri particolari importanti. No, assolutamente. Però no, in realtà non saprei bene cosa aggiungere. Secondo me il tema, la cosa che hai detto adesso sulla questione delle emozioni, fondamentalmente il tema delle emozioni di base e della costruzione sembra in qualche modo essere centrale da un lato, anche se contemporaneamente sembra molto, diciamo, caricaturale, come è stato. Cioè, da un lato si usa Ekman, che probabilmente viene interpretato anche in maniera diversa da come lui stesso sarebbe disposto ad ammettere adesso, che a sua volta ha utilizzato Darwin in maniera sicuramente, cioè in modo che sicuramente Darwin non avrebbe accettato, no? E dall'altro però ci sono alcuni temi, come per esempio si può provare due emozioni contemporaneamente. È un tema che secondo me è riconducibile a quel dibattito, perché da un lato, se uno dice che le emozioni dipendono da qualche tipo di attivazione cerebrale specifica, cioè emergono dall'attivazione, semplifichiamo, a me l'amigdala, diciamo, come diciamo, ripeto in maniera caricaturale, ha a che fare con la paura, il disgusto nell'insula, se si attivano entrambe uno può avere due emozioni contrastanti contemporaneamente. Mentre invece se uno ha un approccio più, diciamo, alla Barrett, per usare questo pendolo, no? Dove da un lato c'è Ekman e dall'altro c'è la caricatura della Barrett,
Allora, non è detto che si possano utilizzare, cioè, scusate, non si possono avere due emozioni contemporaneamente, perché in realtà se l'emozione è l'interpretazione che io do di un feedback fisiologico, allora è discutibile pensare che io possa dare due interpretazioni contrastanti dello stesso identico feedback fisiologico nello stesso istante, perché poi c'è anche l'eventualità che in realtà io questi due feedback li dia in due momenti vicini, ma non esattamente identici. Però nell'ipotesi in cui... Quindi capite, cioè, secondo me questo tema in qualche modo è ricollegato. E poi c'è un altro tema che oggi non è stato sollevato, e secondo me è ancora una volta riconducibile a questo dibattito, che è quello della continuità tra animale e uomo. Perché quando si prende la dritta alla Barrett, no, in maniera radicale, e qui sono d'accordissimo con Vittorio sulla critica, diciamo, sull'enfasi del linguaggio, allora poi dopo si arriva a delle derive sottoscritte dalla Barrett esplicitamente, perché ci sono alcune citazioni che lo dicono, dove in realtà uno dice no, non c'è nessuna continuità tra le emozioni animali e le emozioni umane, ma addirittura a questo punto neanche tra culture diverse e volendo neanche all'interno di me stesso in periodi diversi della mia esperienza, il che le renderebbe fondamentalmente cose assolutamente non affrontabili da un punto di vista scientifico. Mentre invece noi abbiamo una psichiatria farmacologica che comunque qualche successo l'ha fatto tarando le cose sul modello animale, quindi cioè, ci sono alcuni elementi che secondo me devono essere presi in considerazione. Un'altra cosa che tra l'altro aggiungo, poi dopo mi taccio, un'altra cosa che mi ha incuriosito è se uno facesse una sorta di parcellazione delle emozioni di base, tra virgolette, con però dei confini molto ampi, che poi lo stesso in realtà William James diceva, perché William James da un lato diceva non dobbiamo cristallizzare nessuno stato mentale, no, c'era quell'esempio bellissimo dei secchi, no, dell'acqua che si cerca di mettere dentro secchi precisi, però poi la vita scorre tra i secchi, come l'acqua tra i secchi. Dall'altra dice sì, però rigetta fondamentalmente la teoria della Barrett, prima che la Barrett la formulasse, dicendo sì, però possiamo definire un certo livello di familiarità tra stati emozionali che ci permette di dire esistono delle caratteristiche specifiche. Non lo so, ci sono questi argomenti che secondo me sono ancora centrali, cioè, ripeto, da un lato per come è trattata la questione delle emozioni di base, c'è tipo Keltner, no? Che è un allievo di Ekman, che dà una versione più ripulita della teoria delle emozioni di base. Dall'altra, dicevo, se uno facesse una parcellazione, diciamo, puramente fisiologica, cioè ad esempio io mi occupo di stimolazione elettrica, stimolando in maniera elettrica il cervello delle persone, si possono vedere, si possono evocare alcune emozioni con confini lassi, cioè qualcosa che va, include l'ansia, l'attacco di panico e robe del genere da un lato in certe aree, altre emozioni tipo diverso in altre non compaiono, cioè se uno prende le emozioni per esempio alla Ekman, la sorpresa non è evocabile con la stimolazione elettrica. Quindi mi chiedevo se uno potesse in qualche modo utilizzare anche la fisiologia per cercare di ristrutturare l'idea di emozioni di base, una cosa che un po' ha cercato di fare anche Panks, per esempio. Posso dite, Pia? Sì, scusate. No, io ho alzato la mano per prenotarmi, ma se ovviamente lascio la precedenza all'autrice. No, preferisco... Vai. Scusami, c'è un po' di ritardo. Vado io? Semplicemente per qualificare rispetto al primo punto di Fausto, la teoria emozioni base versus costruzionismo, che appunto è un tema che mi tormenta da parecchio, che però appunto rileggendo Pia poi è tornato abbastanza, insomma mi ha suscitato nuove riflessioni. Volevo chiarire che sono completamente d'accordo con quello che dici, e in realtà è abbastanza chiaro già a partire da Russell che le mixed emotions sono un grosso problema per una teoria dimensionale come quella che già Russell propone, perché Russell in realtà stipula che si possa essere in un punto del suo circumplex soltanto in un punto in un dato momento, e quindi è costretto in qualche modo infatti a dare una risposta simile a quella che poi ha detto Pia prima. Cioè rispetto alle emozioni miste, lui ha un articolo del 2017 in cui cerca di rispondere a questa obiezione, in cui ci dice no, di fatto noi vacilliamo tra punti diversi del circumplex, o comunque prestiamo attenzione ad aspetti diversi della stessa situazione, risposta che appunto è abbastanza insoddisfacente, perché non rende conto comunque di tutta quella complessità di cui parlava Pia
rispetto alle emozioni miste, cioè forse risolve alcuni casi come quello appunto che Marco utilizza sempre, Marco Viola, già citato Marco Viola, della torta quando siamo a dieta, quindi penso alla mia dieta, no? Allora la torta mi suscita dispiacere, la visione della torta, penso invece a quanto la torta è buona, quindi questo mi suscita piacere. Risolve alcuni casi più semplici forse, ma non sicuramente i casi più complessi come quello del being moved o di altri che Pia ha già citato. E poi sì, rispetto alla deriva, quella che è stata chiamata la deriva della Barrett, mi accodo anche io, sono assolutamente d'accordo, e rispetto al discorso continuità linguistica e continuità con altri animali non umani, sì, ci sono delle conseguenze abbastanza serie della posizione nuova, insomma, più recente della Barrett, che sono appunto quelle che poi anche Pia commenta di passaggio nel libro, cioè ad esempio che i neonati o gli altri animali non abbiano, diciamo, non abbiano emozioni o comunque abbiano un quadro emotivo più povero, ecco. Quindi questo sicuramente, cioè, per chiarire che la mia critica era intesa proprio a questa deriva del costruzionismo, che è un quadro teorico in cui in parte mi riconosco, mi sono riconosciuta, che però ha dei problemi, insomma, quindi forse in quel senso recuperare un po' di universalismo e di continuità è un progetto che avrebbe senso. Scusa Pia se ti ho interrotto. Io davvero sono assolutamente in linea con quanto tu hai detto, non volevo dire niente di particolare se non che anche in questo, io non so, lo dico così, magari è un'osservazione un po' ingenua, però mi sono accorta che nessuna o quasi nessuna, insomma con poche eccezioni, le teorie a disposizione dicono, cioè colgono nel segno da qualche punto di vista, cioè è chiaro, guardate, almeno secondo me un approccio costruzionista certi fenomeni li spiega bene, e non tutti, cioè il problema qui più grosso è che l'ambizione è quella di dire con una sola spiegazione io esaurisco l'intero fenomeno. E questo non ha senso farlo, e quindi il problema da un certo punto di vista è un falso problema, non è che non abbiamo una buona teoria, abbiamo tanti buoni punti di vista che però dovrebbero prendere atto del fatto che sono punti di vista che riguardano alcune tra le esperienze che nel linguaggio ordinario noi chiamiamo emozioni. Punto. Ecco. Esatto, questo è un punto secondo me che hai toccato adesso, è fondamentale, ed è questo il motivo per cui lo faccio vedere, approcci come il tuo sono di un'importanza cruciale, perché noi possiamo coltivare tranquilli e beati il nostro orticello, decidere di in qualche modo segmentare un problema e nucleando in una dimensione, costruire le più belle teorie del mondo, non ritenendo rilevante o addirittura ignorando quello ad esempio di cui stava parlando prima Fausto. Cioè, se noi vogliamo avere una plausibilità di filosofia naturale, come dicevi bene tu all'inizio, non possiamo non fare i conti con il tema della continuità o discontinuità. Uno può anche sostenere la discontinuità, per carità, c'è spazio per tutto e per tutti, ma con il mondo animale. Quindi se noi ci limitiamo a affrontare un tema di una complessità come quello dell'emozione, una delle cose in cui, lo dico spesso agli studenti, ho le idee meno chiare oggi di quanto non le avesse 20 anni fa, proprio perché andandoci più dentro ne apprezzi sempre meglio e di più la complessità, e questa complessità fa sì che, come dici tu, un'unica teoria che tiene insieme tutto ancora non l'abbiamo trovata. Quindi abbiamo la necessità di unire prospettive diverse, verissimo, sono d'accordo al 100%. Se posso aggiungere, c'è un'altra cosa, dal punto di vista neuroscientifico, diciamo, c'è una forte influenza, che non dovrebbe esserci apparentemente, ma c'è, che dipende da quale tecnica noi utilizziamo per studiare le emozioni. Perché se uno prende i sostenitori delle, ancora uso questo pendolo, da una parte ci sono le emozioni di base, dall'altra invece la Barrett, diciamo così,
Si vede che quando uno ha un approccio più fisiologico o legato alla stimolazione elettrica, come nel mio caso, oppure alle lesioni, tendenzialmente diciamo, il pendolo va un po' più verso le emozioni di base. Mentre invece quando uno, anche perché, scusate, in questo caso si riesce a studiare l'azione, no? Che cioè l'azione legata all'emozione, cosa che tipicamente nella risonanza magnetica tu non puoi studiare. Cioè le vere emozioni, l'emozione, il disgusto fino a vomitare, la paura di morire, il ridere fino ad avere il male ai muscoli della faccia, in risonanza magnetica non lo si può fare, perché le emozioni sono sociali, ci vuole un contesto sociale, ci vuole anche il movimento che in risonanza magnetica non puoi fare, quindi in risonanza tu sei costretto a studiare come le emozioni evocate dalla memoria, dal linguaggio, dal ricordo, da video, cioè è tutto un altro tipo di mondo, quindi sembra che il costruzionismo sia più legato appunto alla categorizzazione, ma abbia molto poco da dire sulla componente attiva, motoria, interattiva dell'emozione, mentre invece chi ha altre armi, appunto la neuropsicologia, le lesioni, la stimolazione elettrica, vede che per esempio cioè può studiare la componente attiva. Quindi io in alcuni corsi ormai sto dicendo che il cervello emozionale sembra un po' una specie di libro polistemico, no? Come la veglia di Finnegan, dove tu a seconda di qual è la lingua, in questo caso la tecnica che usi per studiarlo, ti supporta una teoria apparentemente differente, ma è lo stesso testo apparentemente, no? Quindi c'è questo aspetto, quindi stimolazione contro osservazione, risonanza magnetica. Tra l'altro chi viene dal mondo del modello animale raramente ha una posizione costruzionista, no? Quindi non so, Tanks per esempio, per fare un esempio, e appunto la componente dell'azione che sembra scomparire in larga parte dal mondo del costruzionismo, mentre invece ci sono teorie importanti, penso a Nico Frida per esempio, che parla di emozioni come tendenza all'azione, che non studierai mai dentro una risonanza magnetica, ma questo influenza poi la tua considerazione del mondo delle emozioni. Quindi ci sono questi aspetti che volevo anche sollevare. Sì, grazie Fausto. No, io sono assolutamente d'accordo con te. Adesso ovviamente rispetto a te non ho le competenze, purtroppo, perché mi piacerebbe, anzi ve la butto lì, siccome non siamo lontani, mi piacerebbe venire a osservare per vedere cosa fate quando e imparare qualche protocollo sperimentale, così insomma se mi volete io vengo volentieri, perché davvero sento che quella è una parte della mia, insomma una lacuna grossa e non posso continuare così. Cerco di studiare un po' alcune cose, capisco quello che capisco, Fausto lo sa perché gli chiedo spesso istruzioni, quindi ecco, quindi però sulla sostanza di quello che hai detto sono sì, penso che tu abbia ragione, sono assolutamente in linea. Ci sono altre sollecitazioni dalla platea? Sì, buongiorno, anzi buonasera. Avrei una domanda, o meglio una riflessione, per ricollegarmi anche un po' a quello che era appena stato detto da Fausto Caruana. Cioè nel senso, la mia idea è che noi abbiamo, diciamo così, delle emozioni primarie, come quelle che sono già state descritte da Darwin, da Ekman successivamente, via dicendo. Poi abbiamo delle emozioni complesse, le quali non sono ben definite come quelle primarie, ma ragionano su una logica fasi, diciamo, cioè una logica dimensionale, con un gradiente, sono sfumate. E all'interno di queste emozioni complesse, diciamo così, di quelle primarie, noi abbiamo il sentimento. Prima ho visto accennato una distinzione, diciamo così, tra quello che è l'emozione e il sentimento. Robert Solomon, in un capitolo di Hand of Book, definisce, se non ricordo male, il sentimento come l'esperienza soggettiva dell'emozione. Trovo la definizione perfettamente accurata, per il semplice motivo che, ad esempio, quando noi siamo di fronte, diciamo che ne so, a un orso, l'emozione primaria che può essere suscitata, diciamo, quella tra tutti i mammiferi, diciamo così, potrebbe essere quella della paura. Benissimo. Ma poi l'esperienza soggettiva che noi abbiamo della paura, quello è il sentimento, cioè come io reagisco di fronte a quell'emozione che provo in un accadimento circostante ambientale della vita, è in quel momento lì che io capisco, diciamo, che cos'è, diciamo così, il sentimento. Cioè io posso anche essere attratto dalla paura o posso anche allontanarmi dalla paura. Quindi secondo me ci sono un po' di distinzioni da fare, cioè nel senso, le emozioni primarie ci sono, le abbiamo riscontrate universalmente in tutti i mammiferi, sostanzialmente da Darwin in poi, e poi andiamo a vedere che a livello
livello complessivo invece le emozioni complesse sono acquisite attraverso la relazione sociale, cioè non sono innate solamente, ma sono acquisite attraverso la relazione, e attraverso la relazione poi io imparo anche il sentimento che diventa quindi il sentimento di sé, cioè il sentimento di noi stessi, attraverso, diciamo, quello spazio condiviso che abbiamo tra le emozioni primarie che ci sono date di notazione, diciamo così, dalla selezione naturale, e poi, capito, via via tra quelle che vengono acquisite e che poco a poco si strutturano, diciamo così, per creare, diciamo, quello che è la nostra rete sociale. Ecco, quindi io volevo chiedervi se secondo voi può essere, diciamo così, sensato vedere questa distinzione tra le emozioni, diciamo così, e il sentimento, cioè non solamente in termini di durata, diciamo così, perché uno può anche discutere l'umore com'è, cos'è un sentimento più prolungato, come funziona, è un bel discorso, però secondo me fanno una distinzione tra quello che è, diciamo così, la risposta oggettiva che ognuno ha nei confronti di uno stimolo esterno e invece la risposta soggettiva che ognuno ha nei confronti di quello stimolo è quello che determina che cos'è il sentimento, che poi può avere diverse intensità e sfumature, per carità. Quindi, per riassumere la domanda, correlare un po', è: sentimento e emozione possono essere visti secondo questi termini? Cioè il sentimento può essere davvero visto come un'esperienza soggettiva di un'emozione primariamente universale e magari anche complessamente acquisita, diciamo così? Chiedo a voi, Posso dire una cosa, rubando la parola a Pia, ovviamente mi scuso per questo. No, perché la parola sentimento mi suscita dei sentimenti profondi, nel senso che purtroppo in italiano la parola sentimento è stata usata per tradurre Damasio, ed è stata usata per tradurre Damasio nella parola feeling, e ha creato un pasticcio nella ricerca in lingua italiana mostruoso. E quindi, per cominciare a rispondere, a indirizzare, diciamo, la sua questione, bisogna anzitutto risolvere un pochino questo tremendo pasticcio. Allora, con cosa vogliamo dire con sentimento? Perché da una parte nella ricerca sentimento è stato distinto da emozione per definire un'emozione di più lunga durata. Per esempio, i miei sentimenti verso il mio partner, il mio partner di vita, che non è un'emozione in senso acuto, di breve durata e acuta come episodio, ma è un sentimento che mi accompagna, speriamo, per una vita intera, e che insomma si acutizza solo in alcuni momenti specifici, e la parola sentimento è stata usata in questo senso. Quindi, se la usiamo in questo senso, ovviamente la spostiamo completamente l'attenzione su un diverso fenomeno. Poi, appunto, purtroppo sentimento ha tradotto feeling, e feeling è una parola invece con una dimensione totalmente diversa, perché richiama alle sensazioni corporee che accompagnano le emozioni. E anche qui il feeling, a seconda della teoria del feeling che abbracciamo, si ha una risposta completamente diversa, perché richiamando l'articolo, per esempio, che ha richiamato il professor Gallese un attimo fa, di Marcel e Lambi, loro per esempio distinguono tra il feeling a due livelli, l'emotional state e l'emotional experience, ed è una distinzione fondamentale per questo tipo di ricerca oggi, dove l'emotional state, emotional state, non ricordo, qualifica semplicemente la sensazione che noi abbiamo dei nostri cambiamenti corporei, quindi è un feeling, sono solo i nostri cambiamenti corporei. L'ipotesi degli autori però è che questo non basti per categorizzare l'emozione, ma l'emozione dipenda sia un emotional experience, che è una sorta di qualità di secondo grado rispetto allo state, e quindi sono delle sensazioni specifiche che qualificano l'emozione. Ora però torno alla sua domanda, che distingue le emozioni di base e le emozioni complesse. Allora, se seguiamo questa distinzione tra emozioni di base ed emozioni complesse, uno potrebbe dire: allora, i feeling, nel caso, anche l'emotional feeling, nel caso delle emozioni di base, è più semplice, meglio definito, quindi potremmo dire che è più semplice cogliere un'emozione di base di quanto non lo sia cogliere, a partire dal puro stato corporeo, le emozioni complesse. Sì. Questo nel riconoscimento, ovviamente, perché una domanda è come riconosco le emozioni che ho, come le identifico, e un'altra domanda è come si formano. E sono due domande che non possono avere la stessa risposta.
Quindi nel come le riconosco, la domanda di possiamo farlo sulla base di come le esperisco percettivamente. Ovviamente qui se uno è percettualista o concettualista cambia tutto, io mi sento più del versante percettualista e almeno per l'emozione di base, secondo me come le esperisco basta per il loro riconoscimento. Le emozioni complesse sono più complesse perché senza un po' di cultura, senza un po' di cognizione diventa difficile e anche il feeling io lo immagino essere più diffuso e quindi diventa più difficile pensare di poter riconoscere una propria emozione complessa unicamente sulla base di come si esperisce, dell'emotional experience. Questo su come le riconosco. Poi c'è come si costruiscono e anche lì ovviamente... Insomma, seguendo una teoria di questo tipo, si potrebbe dire che le emozioni semplici è più facile pensarle come più universali, come costituite più su base percettiva, mentre invece le emozioni complesse hanno bisogno di tutti gli elementi che lei ha citato, compresa l'esperienza linguistica, compresa l'esperienza con gli altri. Però ovviamente è un modo di vederlo che ha un certo angolo. Ecco. Grazie mille. Pia, non volevo rubarti la parola, è che questa roba dei sentimenti a lezione è un dramma. Hai risposto molto meglio di come avrei fatto io, quindi grazie. Io voglio aggiungere solo, perché sono stata sollecitata in questo senso, ma ha ragione da Fausto, a ricordare a tutti e a tutti che l'evento di AISC, della conferenza dell'Associazione Italiana per le Scienze Cognitive a Parma a giugno, durante il quale sicuramente avremo occasione di riprendere la questione anche della simulazione di cui soprattutto Vittorio ha parlato prima, perché quest'anno si celebra l'anniversario della scoperta dei neuroni specchio, quindi lancio, insomma, visitate il sito della conferenza che è adesso online, Valentina anche organizza insieme a me, a Fausto e a Marco Viola. Per me. Adesso cerco il link così lo mandiamo, dai, se non sta già facendo Fausto. Il convitato di pietra, Marco. Esatto. Ah, ecco, bravo. Esatto. Okay, Fausto l'ha già mandato. Tra l'altro c'è la call for abstract ancora aperta fino al 1 marzo, quindi insomma. Sì, l'ho girata. Tra l'altro ricordo che il laboratorio di neuroscienze Humanities è uno degli sponsor, quindi siamo a casa. Sì. Bene, sentite, sono passate 2 ore, ma l'impressione è che sia stato tutto molto più breve e credo che su questi temi con voi potremmo tranquillamente andare avanti per altre 2, ma essendo venerdì, essendo le 19 e essendo il momento dello spritz, anche per non tenere troppo a lungo con noi i nostri spettatori e le nostre spettatrici, se non avete altri temi su cui volete puntualizzare qualcosa, non voglio interrompere, semplicemente... Se così è, vi ringrazierei moltissimo, è stato veramente molto stimolante, molto interessante e ci diamo appuntamento a presto, a una nuova occasione, perché oggi abbiamo, grazie al libro di Pia, abbiamo toccato vari spunti molto interessanti, ma c'è ancora molto di più da approfondire, da discutere e spero che avremo altre occasioni di farlo insieme. Quindi vi ringrazio e... do a tutti l'appuntamento a prossime puntate di questo affascinante tema. Grazie, grazie. E arrivederci. Grazie. Grazie a voi, Vittorio. Ciao. 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 Ciao.